Sono passati 4 anni dall'ultimo film di Alejandro González Iñárritu, che era Beautiful, che non è certo stato un successo commerciale, aveva diviso anche la critica, e ne sono passati 14 ormai dall'inizio, dall'esordio folgorante di Amores Perros. In mezzo ci sono i film che l'hanno reso famoso, quelli più complessi, ambiziosi, quelli scritti da Arriaga, cioè 21 grammi e Babel. Ci chiedevamo che quale sarebbe stato, che tipo di film avrebbe realizzato questa volta. Ebbene, Birdman non assomiglia a nient'altro, a nessun altro dei film di Iñárritu. Il film che ha aperto il Festival di Venezia potrebbe essere definito una commedia nera, o se vogliamo un dramma con risvolti comici e anche surreali, perché noi entriamo nel film e incontriamo Michael Keaton sospeso per aria, impegnato a levitare e poi interrotto da una chiamata via Skype, perché i mezzi di comunicazione contemporanea sono molto importanti in questo film. Questa è la storia di un attore in là con gli anni che deve mettere in scena uno spettacolo a Broadway, uno spettacolo serio, importante, colto, ispirato a Carver, e che però è in qualche modo perseguitato dal suo successo passato hollywoodiano, quando interpretava un supereroe alato. È un uomo ossessionato dal bisogno di ammirazione, anzi uno che confonde un po' amore e ammirazione, che ha bisogno di dimostrare di essere un attore vero. Ed è importante il fatto che è interpretato da Michael Keaton, che, come ricordate, in passato è stato anche Batman. Ebbene, il film Birdman segue lui, segue la figlia, la ex moglie, gli attori con cui interpreta questa pièce, un Edward Norton fantastico, li segue dentro e fuori i corridoi, i camerini, il palcoscenico di un teatro, quindi una messa in scena molto claustrofobica, con rare aperture a New York, che però più che altro è una quinta teatrale, è un posto in cui svolazzare in libertà come un supereroe oppure come un attore psicotico in preda a un trip. Ebbene, cosa succede? Succede che noi siamo ingabbiati, imprigionati in questo teatro come i suoi protagonisti, e succede che si confondono vita e teatro, realtà e immaginazione messi in scena dalla realtà. Si confonde anche ciò che sono, ciò che penso di essere, ciò che gli altri pensano che io sono. È un gioco di scatole cinesi che non ha mai fine e che è ben rappresentato dal ricorso ossessivo di Iñárritu al piano sequenza. Perché appunto non c'è taglio, non c'è separazione tra la realtà e l'immaginazione. Ecco, uno dei difetti del cinema passato di Iñárritu è sempre stato quello di piacersi un po' troppo, di sapere di essere bravo, è un piacersi che diventava spesso un compiacersi. Ecco, qui invece il linguaggio ridondante, eccessivo, è perfettamente funzionale a ciò che viene raccontato. E questo è uno degli aspetti più interessanti del film, così come sono funzionali i dialoghi al fulmicotone, le battute molto dette appunto da Broadway. Siamo a Broadway. È un film paradossalmente molto scritto e anche molto girato, in questo senso molto anche ironicamente anti-hollywoodiano, ed è allo stesso tempo un film che ad un certo punto sembra parlare da una parte di cosa è diventata l'ossessione della celebrità, perché c'è Twitter, c'è una celebrità che passa per la quantità di volte che qualcuno clicca sulla tua immagine in mutande per strada, e dall'altra parte sembra fare un discorso sul fatto che non è più possibile rappresentare la realtà o rendere credibile la rappresentazione della realtà, che però forse non riesce a portare fino in fondo. Ecco, forse il finale è uno dei difetti più grandi di questo film, che peraltro gode di un gruppo di attori fantastico a partire da Michael Keaton. Ecco, non è un film certamente facile, da un certo punto di vista non è neanche simpatico, anzi è un film che sa di voler dire cose importanti, però dal mio punto di vista è certamente uno dei migliori che abbia mai girato González Iñárritu.